si dice miglior attacco è la difesa. Guardando le prestazioni in ultima di Turbe e Jankovic, sulla partita appunto gli ultimi due titolari, insomma, spesso volentieri il Verona in fase difensiva si copre in sé, perché insomma Jankovic e Turbe tornano quasi sulla linea dei difensori. Ecco, ti chiedo, quanto è importante il sacrificio degli esterni d'attacco del tuo Verona? Tanto, quello che parliamo sempre, anche prima delle partite, che noi, se riusciamo a difendersi praticamente tutti, siamo una squadra veramente compatta, è molto difficile allora fare gol. Però è vero che anche noi giochiamo calcio, siamo una squadra che piace giocare e a volte ci troviamo delle difficoltà, nel senso che non riusciamo a chiudere magari gli spazi, no? Però penso che Jankovic, e Turbe, Martin, Gomez, tutti gli esterni che ce l'abbiamo, anche Sala che adesso è rientrato e ha fatto bene, penso che tutti quanti sono consapevoli che aiutare in difesa è importante per evitare di prendere gol. Adesso scomodo un campionissimo, secondo me. Definire il Turbe il nostro Eto'o è troppo, insomma, visto che Eto'o nell'Inter faceva proprio quello che fa il Turbe nel Verona, ovvero più volte pensa ad aiutare la squadra in fase difensiva. Il Turbe è cresciuto tanto in questa cosa, perché noi abbiamo chiesto, perché noi siamo lì dietro e guardiamo sempre, no? E penso che tutti, no? Anche Gomez quando ha giocato, Martino, gli esterni in questa categoria qua devono aiutare, perché solo così possiamo chiudere bene le squadre, essere più compatti e evitare di prendere gol. Matteo, ci conosco da anni, dai tempi di Serie C, e lui nelle scuole è una persona molto importante anche a livello di uomo, no? di esempio per tanti ragazzi giovani, però sono convinto che lui, quando rientra, come è già rientrato, rientrerà ancora più forte di prima. Il Verona in una partita senza subire gol dalla partita di Catania, dal 14 di dicembre, questo come portiere a te dà molto fastidio? No, guarda, io sono veramente contento perché abbiamo tanti input in classifica. È vero che prendendo un gol dà fastidio, in senso che finisce una partita senza prendere gol per un portiere e vincere per un portiere meglio. Però stiamo lavorando tanto per arrivare a questo punto, a vincere una partita senza prendere gol. Sicuramente è un momento che tutti quanti, noi tutti quanti vogliamo questo, non prendere gol è una cosa importante per una squadra e penso che per noi in questo momento è una cosa molto importante. L'ultima cosa, lo conosci Ibson, il brasiliano del Bologna? Io lo conosco perché, cioè, non ho giocato assieme, però l'ho visto giocare in diverse squadre, è un giocatore forte, brasiliano, che dobbiamo essere molto molto svegli con lui, perché è una partita difficile. Penso che non solo lui, ma loro hanno dei giocatori importanti come Bianchi, anche Conè, sono giocatori veramente bravi, e sicuramente domenica sarà una battaglia, una partita difficile che dobbiamo essere concentrati, perché dobbiamo tornare a vincere quest'anno a 20 gol. Grazie.